Con il concerto del coro francese In Chorus, che si svolge eccezionalmente nel cortile d'onore del Palazzo Ducale di Pesaro, sabato prossimo si entra nel vivo delle celebrazioni della 50ª edizione dell'incontro internazionale polifonico Città di Fano. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, è stato presentato il programma del rush finale. Un rush che si protrarrà fino domenica 10 settembre con la partecipazione di una 50ina di cori. L'evento è stato presentato dal sindaco di Fano Massimo Seri insieme al vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini, dall'assessore alla cultura Cora Fattori, dal presidente del coro malatestiano Giuseppe Franchini, dal direttore artistico Lorenzo Donati e da Valentina Tommassoni. A Fano i concerti, tutti a ingresso libero, si terranno nella Pinacoteca di San Domenico in Duomo e nella storica sede della Basilica di San Paterniano. Alla fine della conferenza abbiamo intervistato il direttore artistico Lorenzo Donati. Abbiamo cercato di mettere i ricordi del passato come omaggio a chi questo festival ha creato, chi l'ha vissuto, e parliamo di momenti in cui si faranno delle riflessioni su quello che è successo in questi anni a livello culturale, a livello politico, a livello sociale. Un concerto fatto dal Malatestiano e dalla Rossini con musica di Zanchetti, altrettanto importante, perché si è sempre parlato del valore anche di Silvio Zanchetti per questa città e per questo incontro. E poi però si è anche cercato di portare cori internazionali come un coro francese e uno croato, ma soprattutto anche una massa corale che venisse proprio a far festa a Fano. È un incontro che cerca di avere momenti formativi, momenti di divulgazione, momenti di musica anche ricercata, forse per addetti ai lavori, ma anche tantissimi momenti musicali aperti a tutti e sparsi per la città. Non solo un evento spettacolare, un evento di carattere corale, ma anche un evento di carattere didattico, perché poi sarà presente a Fano anche l'Accademia e lo farà per la 12ª volta. Sì, l'Accademia per Direttore di Coro Internazionale è un'accademia che esiste dal 2002, quest'anno è biennale, è la 12ª edizione, c'è stato un piccolo blocco per il periodo Covid, però è la 12ª edizione, viene un docente americano e avrà 15 studenti che arrivano da tutta Europa e anche qualcuno che arriva dall'est del mondo, quindi dal Taiwan e un altro dal Giappone. È un'accademia che ormai fa parlare di Fano a livello internazionale, perché non si dice più l'Accademia Corale per direttori di coro, è un nome troppo lungo, tutti dicono l'Accademia di Fano, e quindi nel mondo della musica corale questa è l'accademia che è collegata al nome di questa città. In più c'è un altro momento formativo che è per coristi, in questo caso è la quarta edizione di un'accademia per coristi che porta 100-120 persone a studiare a Fano. In questo caso l'Accademia per direttori è dal 27 di agosto al 2 settembre, invece quest'altra accademia per coristi è dall'8 al 10 di settembre.